Eccoci, buonasera a tutti, raga. Benvenuti a questo stream. Allora, fatemi sistemare due cose. Che Zarro che sei diventato Teo. Quel pezzo spacca, però è un po' Zarro, sì. L'ho fatto per voi, perché so che voi siete Zarri. E quindi vi ho dato un pezzo Zarro. Poi dite che non vi voglio bene. Buonasera, buonasera. Oggi si apre qualcosa? Non credo, non credo. Vediamo alla fine cosa ci abbiamo. Ciao a tutti quanti, Alexio, Grifu, Checco, Emane, Trezio, Paolo, Tupa, Checco, Davide. Bienvenue à tout le monde, à tout le monde. Allora, l'evento dovrebbe essere già live, adesso apro e vediamo, e poi switchiamo nell'altra scena. Come va? Come va? Tommy Momo, grazie mille per essere entrato nel gruppone degli abbonati, grazie, grazie. Se volete abbonarvi, raga, come ha fatto il buon Tommy Momo, e avere accesso alle fantastiche emoticon, niente pubblicità, il sub day e tante altre cosine, sapete come fare. Se non lo sapete, chiedete pure e sono qui per aiutarvi. Intanto ditemi se va tutto bene a livello di streaming. Penso proprio di sì. Allora, switchiamo di là. Grazie Frank per il follow, benvenuto, benvenuto. Tutto perfetto, bomba. Allora, come alcuni pensavano, o meglio, alcuni pensavano, ma il dubbio era anche lecito, che oggi sarebbe uscita anche variante 7. Non mi sembra proprio, nel senso, variante 7 dovrebbe uscire come tutte le varianti circa a metà mese, quindi fra una settimanella. Quindi stasera faremo l'evento mensile, quello nuovo, vediamo com'è quello side, diciamo, e poi nel caso ci facciamo la solita roba in cavaliere. Allora, scontro dei campioni, che è questo qua, ok, la battaglia continua a infuriare, ok, so, andiamo a vedere cosa c'è. A fine ciclo a Q farò Warlock R5, bravo, ottima scelta. Frank, devi seguirmi su Twitch, altrimenti le live te le perdi tutte ora. Le live le facciamo solo qui adesso. Quindi, per chi mi vuole seguire live, this is the place. This is the place. Sono bloccato a dato 5.2.4 dove i PG degenerano. Oltre a Morningstar, che mi converrebbe? Guarda, a quel livello di storia non hai particolari vincoli, devi usare i PG più forti che hai, anche perché quelli hai. E non è un tipo di contenuto che premia troppo alcuni PG piuttosto che altri. Premia molto di più il saper giocare. Quindi impara a giocare un po' meglio, magari fatti le ossa e porta i PG più forti che hai, che vedrai che ce la fai. Magari userai qualche pozione di anima in più, ma vabbè. Stefano Olcese, grazie mille, grazie mille. Per fare prima strada nel labirinto, che team consigli? Ma i PG ormai per labirinto sono abbastanza assoldati, ovvero Egon, Guillotine 2099, Strife. Questi sono proprio i PG che ti fanno passeggiare. Fantasma, se è rangata bene, può far bene. Ce ne sono parecchi. Comunque, labirinto si fa con un solo PG. Quindi prendi uno dei PG giusti per labirinto e vai con quello. Gemma mutante 5S, ho solo Omega, ma non ho le pietre per farlo al 200. Da qualche parte bisognerà pure iniziare. Se vuoi impegnarti nella causa di poi dare tutte le pietre mutanti che troverai ad Omega, daglielo, dagli la gemma. Allora, vediamo un attimo come sono sti eventi. Ci sono gli obiettivi, mi pare. Oh, eccoli qua. La chiave si ottiene sconfiggendo lo strano reclutatore in una delle seguenti modalità. Chi sarà lo strano reclutatore? Io non so un cazzo della Marvel, quindi se voi mi aiutate a sapere chi è lo strano reclutatore, io ve ne sono grato. Se qualcuno lo ha già scoperto, lo ha già fatto, eccetera, eccetera. Gli altri sono
obiettivi che si pigliano così, vincere un po' di scontri, fare cose, arriveranno in automatico. Ok. Lo hai trovato Torch poi? Sì, due volte. Anzi, quattro, è all'abilità 60. Yeah. Secondo te la rango Angela 5S è risvegliata? Angela adesso è un ottimo PG. Già era un buon PG prima, ora è un ottimo PG. Ecco il cincilla che piange. Cosa succede, Zacco? Perché piangi? Devo ottenere la chiave. Come l'ottengo la chiave? È Ronan il grande reclutatore, no? L'inquisitore. Dai, raga, chi è il reclutatore? Forza, aiutatemi. Ero ironico, zio Paolo. Non l'ho trovato, Torcia, manco per il cazzo. Buonasera, Fury Rider. Fury Rider, grazie per l'abbonamento. Benvenuto nel gruppone. Tieniti aggiornato anche tu per il sub day, in cui guarderemo un film, una serie insieme. Ora puoi anche tu divertirti con l'emoticon e godere della non pubblicità. Grazie mille, grazie mille. Potrebbe essere Deadpool X-Force? Mi piace. Proviamo. Lo scopriamo insieme. Vediamo. Deadpool. Duello. Alexio, se mi hai beccato il PG subito al volo, sei un grande. Veramente sei un grande. Grazie, Marcello. Benvenuto, spero che ti troverai bene qui con noi. Dai, veramente? Vabbè, tanto vivrò. Nick Fury anche? Potrebbe anche essere Nick Fury, ottimo. Adesso proviamo, se non è lui, proviamo Nick Fury. Vediamo. Oh, rullo di tamburi. Oh, non è lui. Andiamo con Nick Fury. Nick Fury però lo voglio fare con Arcangelo. Ci voglio mettere poco. Non è Fury. No, non l'ho letto. Maledizione. Buonasera Asbrega, benvenuto o benvenuta, raga. Io dico sempre benvenuto non perché sono maschilista, ma è la maggior parte del mio pubblico è maschile e dai nickname a volte non si capisce. Quindi se qualcuno di voi è una donzella e mi riferisco in tono maschile, non si arrabbi. Mi hai stordito, veramente? Veramente mi hai stordito, non ti vergogni? Quindi non è Fury, dite? Buonasera a tutti, facciamo questo evento insieme, yes! Felicemente maschio, a posto così, e allora ho parlato per niente, ma era giusto dirlo. Non è neanche Fury. Vabbè raga, io inizio a fare qualcosa, se no magari ci capitiamo sopra e lo becchiamo a caso. Appena sblocchiamo l'obiettivo, switchiamo e andiamo a farci la missione secondaria. Non mi ricordo mai il primo. Credo che il primo sia gli scienziati. La prima classe da usare. Vediamo. Magari mi sbaglio. Benvenuti intanto a tutti quanti. Mordo Teo, Mordo Profix, anche Profix potrebbe essere. Ingmar, sì, stiamo facendo una grande stagione. Tocchiamoci dappertutto, ma mancano tre war. In ogni caso è andata molto bene. Speriamo di chiudere al meglio possibile. Spider-Man com'è? Molto figo. Molto figo. Forte, ha delle belle utilità. Ok, era giusto, erano gli scientifici. Ci ho preso. Let's start the party. Apocalisse? Anche. È un indizio un po' vago, effettivamente. Vabbè, il primo di voi che lo scopre vince un... Chi è che mi sta chiamando? Ma perché è l'unica volta che non metto l'aereo? Vince un poster gigante di un cincillà molto ciccione.
Sera Getti, raga è Mordo, grande. Allora finiamo questo capitolo e poi ci buttiamo subito a fare Mordo di là. Come mai duelli? Perché ci sono gli obiettivi. Questo evento, raga, è uguale a quello di un po' di tempo fa, che non mi ricordo esattamente di cosa si trattasse, ma era un evento in cui dovevi sconfiggere un PG o comunque risolvere un obiettivo e poi ti dava una chiave per accedere alla missione. Questo è uguale, quindi stavamo cercando di capire chi fosse il grande reclutatore da sconfiggere per prendere la chiave per fare il primo giro della missione. Quindi questo era il motivo per cui stavo facendo i duelli. Ho provato Fury, ho provato, che cacchio era l'altro, manco me lo ricordo più, Deadpool X-Force, ma non erano loro. Quindi mi stanno dicendo che è Mordo, quindi adesso appena finiamo qui ci buttiamo a fare quel duello per prendere sta chiave. Eccoci qua, intanto benvenuti a tutti quanti. Vediamo come sarà sto cavaliere, cioè che sarà sempre la stessa roba, vedremo come saranno i boss principalmente. Ok, sì, grazie Giovanni, l'hanno già scritto, è Mordo. Se cerchi Mordo Teo non ne trovi uno a livello 17, sì, vabbè, ma quello non è un grosso problema. Bella raga, sì, ci siamo, è Mordo, l'abbiamo capito, è Mordo. Non spammate, vi prego, ogni 2 secondi adesso che è Mordo, che sennò intasiamo la chat. Ok, vai Waspina, fai il tuo dovere. Penso che tu sarai un po' morta. Così. Ok. Che stai ascoltando, Teo? Non sto capendo. Cosa vuol dire, Marcello? Non ho capito. Intendi la musica di sottofondo? Se vedete di qua c'è un player con scritto See Yourself in questo momento. Quello è il player di Spotify che mostra che cosa sta andando in sottofondo. Perché dici non sto capendo? È musica, cosa c'è da capire? Non ho capito cosa non stavi capendo. Che ne pensi di questo nuovo evento? Paolo, abbiamo appena iniziato e tra l'altro non sto facendo neanche l'evento secondario, sto facendo il solito cavaliere che è sempre uguale, quindi non è che c'ho molto da pensare. È sempre quella roba. Adesso appena facciamo l'altro capiamo un po' com'è. Ciao Jim, benvenuto allo streaming. Vi ricordo di digitare punto esclamativo comandi per vedere i comandi che sono a disposizione in chat, che potete usare per cercare tutte le informazioni, eccetera, eccetera. No! Bravo Stream Elements, esattamente quello che dicevo. Bravo Matt. Le emoticon di promessa Teo Cincillà le trovi, basta che vai nella sezione emoticon. Se vai nella sezione emoticon c'è la mia sezione Teo Guitarist sotto a quelle di uso frequente e le puoi trovare. Le trovi direttamente lì. Allora, come non ci sono? Non è possibile che non ci siano, raga. La gente le usa, le stava usando. Chi le ha usate, raga, le usi ancora e ci faccia capire come mai la gente non le trova. Eccole lì. Zacco, spiega ai tuoi amici come trovare le emoticon.
sto guidando. Ehi raga, se guidate fate i bravi e guidate. Non distraetevi, non voglio avere nessuna morte sulla coscienza. Fate i bravi cittadini. Ciao Enzo, guida, guida. Cliccare sulla faccina e scendere, esattamente. Potete farcela, raga, io credo in voi. Allora, ma io vado avanti con Wasp che mi sto divertendo. Grazie Marcello per il follow, benvenuto nella nel gruppo di chi segue. Che detto così pare una roba da stalker, ma è così, il gruppo di chi segue. Prossimo step, abbonamento Prime. Allora, oh che bello che mi sono liberato di dover usare l'audio del gioco che mi aveva veramente rotto le balle. Con la musica è molto meglio, molto più interessante. Questo nuovo evento potrebbe essere potenzialmente carino. Sì, potrebbe essere potenzialmente poco sbatta e quindi easy. Una volta al giorno si fa lo scontrino, che non è lo scontrino. Si fa lo scontrino per la chiave, si prende la chiave, si fa la strada e saluti e baci. Questa Scarlet, guarda Alexio, me lo sono chiesto un sacco anch'io. Nessuno lo sa. E nessuno lo sa perché non l'hanno rilasciata. Infatti sono molto triste. No, non fa schifo, a me piace. È la Scarlet Witch di WandaVision. Marco Zani, grazie per il follow. Non so perché non è partito l'alert, ma ho visto che sei entrato nel canale, quindi grazie mille. Dai però, ma fai schifo, eh. Ti pareva. Bisogna vedere, secondo me c'è più varietà, bisogna vedere come sarà la randomizzazione. Eh sì, dei premi, quello è da capire. Perché? Ciao, sono Siri. Ma cosa stai dicendo, Siri? Ma chi ti vuole? Ma perché parte Siri a caso? Il mio computer sta facendo le pizze. Allora, dacci un anticipo sulla diretta di venerdì. La diretta di venerdì sarà con il grande Frusciante, lo sappiamo. E tratteremo di horror, parleremo di horror in generale. Mi sto preparando un po' di argomenti interessanti, inerenti e molto fighi da proporre a Federico. E niente, sarà una bella chiacchierata visto che è un genere che piace molto ad entrambi. Poi Fede è uno che di horror ne sa a pacchi proprio. Quindi sarà veramente figo, vi voglio veramente tutti perché venerdì si spacca. Bene, bene Marco. Allora non so perché mi dice che ha iniziato a seguirmi adesso, ecco perché non è arrivato l'alert. Va bene. Oh, vedi, allora dovevi chiudere solo l'app. Ottimo. Quanto è brutto Dragon Man? No, a me piace un sacco Dragon Man. È un drago robot con la testa gigante. È troppo figo. A che ora la live? Alle 21, raga. Raga, su Twitch, non so se lo sapete, sulla mia pagina di Twitch, oltre a tutte le varie info, c'è una tab che si chiama programmazione. Lì potete vedere, è tipo un calendario che io popolo con tutti gli streaming. E io l'ho già popolato questa settimana, quindi ogni volta che volete vedere quando sono live, andate sulla programmazione e vedete. E la live di venerdì c'è già. C'è l'orario, c'è il titolo, c'è tutto quanto. Proverai nuovi buff, ma non lo so. Magari facciamo la diretta apposta per quello. Non ti piace l'horror? Mi dispiace.
Premessa, io ho deciso di lasciarlo R1. Quando c'è premessa Teo, il gioco è questo, raga. Quando c'è lo sticker di premessa Teo, bisogna per forza fare una premessa. No, occhio, Doomnus. Crossbones è migliorato tanto di più di Nova. Tanto di più. Ok, abbiamo finito il primo giro. Adesso facciamo il duello contro Mordo. E poi vediamo com'è sto eventino. The Visit, meraviglioso, Giovanni. Uno dei miei film preferiti di Shyamalan. Proprio bello. Tra l'altro, un film che ad alcuni ha fatto veramente cagare, ma secondo me è geniale. Troppo figo. Visto tipo 3 volte. Ho collegato Amazon Prime a Twitch. Ora come faccio ad abbonarmi? Basta cliccare su questo bel link e poi pigiare abbonati, inizia la prova gratuita. Lo capisci da te. È molto facile. Ti aspetto. Allora, è vero, allora, io dico sempre, raga, ne approfitto visto che siamo un po'. Ingmar, benvenuto, grazie mille per l'abbonamento, benvenuto nel gruppone. Lo dico, ne approfitto visto che siamo un po'. Quando vedete i video magari dei vari youtuber in giro, è per questo che non li faccio mai, soprattutto non li faccio subito, i video dei PG baffati, dove si vede il mega danno, mega robe incredibili. Sono quasi sempre condizioni poco applicabili ad un contesto reale. Cosa vuol dire? Se io mi metto lì in reame ad accumulare più furie possibili, dove non devo stare attento alla special 3, dove basta che sto lì, accumulo mille furie, poi faccio la speciale, boom, faccio 2 milioni di danno. Ok, ma non è praticabile. Quando mai in un contesto vero tu userai crossbones così? Praticamente mai. Quindi il mio consiglio è: aspettate di vedere se quel PG verrà usato tipo in guerra, verrà usato in storia, in determinate cose. Perché Crossbones, ad esempio, è vero che mantiene, cioè che può raggiungere delle furie altissime e fare un danno della Madonna, ma se non hai la sinergia di Mangog, scadono molto in fretta. Devi sempre tenere il blocco ogni tot e devi fare tantissime pesanti, cosa che non è sempre fattibile. E soprattutto, se devi solo aspettare un po' di tempo per far scaricare la special all'avversario, magari le furie le perdi. Quindi, è vero che è un PG molto più forte di prima, ha delle utilità e ha un danno molto 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 buono potenziale, però non vi fate ingannare dai numeroni, perché molto spesso sono robe che poi non riesci mai a fare. Esatto, come fa City, ma ci sta, cioè fai vedere il potenziale, però è il potenziale, quando mai poi quel potenziale lo sfrutti, questo è un altro discorso. Ciao Chris, Spocchi, bella, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, siamo qui in compagnia, facciamo l'evento insieme, quindi direi che va tutto benissimo. Buonasera Davis, benvenuto. Allora, usiamo contro Mordo... Ma sì, Doom, ma che me frega. Lo stordimento di Doom è passivo, vero? Non mi ricordo mai se funziona su Mordo. Vediamo. Sì, funziona, perfetto. Due, tre, quattro, sbam. Prendiamoci sta chiave, così ci andiamo a fare sto evento. Ok. Ahahah, Marco, che simpatico. Quanta pazienza. Eccola qua, chiave a casetta presa. Ora ci possiamo fare l'eventino. Quando Mordo evasione ancestrale mi sta letteralmente sulle balle. Mordo è così. Andate con Void che lo smontate sempre. Come hai fatto a prendere la chiave? Devi sconfiggere Mordo in qualsiasi modo. Fai un duello su Mordo e hai la chiave. Ciao Davis, benvenuto. Allora, iniziamo a fare
ovviamente leggendario, perché possiamo scegliere una sola difficoltà, quindi ci facciamo la leggendaria. Si possono scegliere 3 PG, quindi io mi prendo il Dream Team, che è Warlock. Anzi, facciamo così. Sì, dai, Warlock va bene. Magic e Quake, per non saperne leggere né scrivere. E via. Livello epico sarebbe cavaliere. No, non c'entra niente, sono semplicemente livelli della missione. Diciamo che leggendario è il massimo, è l'equivalente di cavaliere nella missione mensile. Poi c'è quello sotto che sarebbe l'equivalente di incollezionabile. Poi c'è eroico. Cioè i nomi cambiano, ma devi guardare solamente il piazzamento del livello di difficoltà. Allora, qui non so cosa devo fare, nel senso che io posso scegliere dove andare. Dov'è che sono, tra l'altro? Cioè, se pigio qua cosa succede? Ok, vado lì. Thank you! Grazie Alfonso, chiavi in mano. Grande nickname. Grazie per il follow. In che senso, DJ Pelle? No, ma vedi che sono un pirla. Devo andare di là che mi prendevo l'oro. Ho sbagliato completamente a schiacciare. Ok, ho capito, ho capito. Non ho anche guardato i nodi, vabbè. Mi sembra comunque che la problematica non sussista. Perché è inarrestabile. Non bloccabile. Ok. La rigenerazione te la puoi scordare. Ciao stregone. Bene, Matt, a dopo. Ho chiesto secondo loro chi rangare, prima Tarcangelo e Magneto, ed è partita una discussione. Vabbè, ci sta, le discussioni sono parte del gioco. Mamma mia, Warlock ancora me manca. Non ho capito perché hai portato tutti i scientifici. Perché nella missione Cavaliere ogni capitolo ha una classe che è, diciamo, potenziata, che ha dei bonus, e quindi ogni capitolo idealmente lo fai con una classe diversa. Te che mi diresti? Ti direi che sono due top che però fanno due cose completamente diverse. Quello che dico sempre. Quindi dipende da mille cose che devi bene o male valutare tu. Soprattutto Arcangelo è doppio, perché cambia tanto. Dai raga, ce la facciamo a toccare i 100 spettatori stasera, dai, dai, carichi, carichi. Che bello che stasera non c'è a Q, quanto sono felice. Solo in cavaliere, sì, solo in cavaliere. Teo, Claire, 5 stelle. Mi conviene continuare con i duali mistico-scientifico per puntare un top scientifico o Doom o passo ad altro? Dipende da chi vuoi, dipende da chi cerchi. Purtroppo, se preferisci trovare un PG di una classe specifica, i duali, anche se nel mio caso non hanno mai funzionato, però sono la scelta corretta da fare. L'autoplay nuovo meraviglioso, raga. Troppo bello. Troppo bello. Le ricompense sembrano carine. Praticamente tu scegli una strada, scegli come diramarti, e in base a come ti dirami, vedi, io posso dire li voglio 50.000 oro, ma devo fare Patriot. Se non lo faccio, non li prendo. Io li voglio, quindi lo faccio e li prendo. Oppure puoi tirare dritto. Puoi non fare nessuno sconto, tirare dritto al boss, non prendi niente, ma non ve lo consiglio, è molto semplice.
Gemma d'Apocalisse 6 stelle R3. Boh, guarda. Oddio, qua non ho letto il nodo, non gli sto facendo niente. Vediamo se con le special faccio danno. Apocalisse, se non erro, va bene anche singolo. Quindi potrebbe. Però in realtà ti potrebbe fare prestigio. Quindi non sarebbe neanche totalmente sprecato. Ok, il nodo era quello. A posto, distrutto. Link per Prime, qua sabato. Se hai già fatto il becero, benvenuto. Grazie per il follow. Se hai già fatto il collegamento con Prime Gaming, basta che clicchi lì sabato. Dove combatto per la chiave? Dove vuoi? Basta che fai un duello. Scrivi Mordo nei duelli e hai già finito. La cosa bella, vedete, è che facendo questo eventino qua si fanno anche in automatico tutti gli altri obiettivi singoli. Quindi questo evento sarà molto figo perché in realtà ti fai un giro, ti prendi le tue robe, ti fai i tuoi obiettivi. Secondo me la formula è vincente. Finalmente, era ora, raga. Qua c'è alternanza magistrale Arzillo, quindi qua che è tutta la vita. Ciao Mao da Como, benvenuto. Mi raccomando, raga, venerdì tutti in live che c'è Frusciantone con me. Se vi piace l'horror, se vi piace il cinema, vi consiglio caldamente di non perdervela. Ok, tra tutti i content creator che ci sono in giro, secondo te chi è il migliore? Ma parli di... nello specifico di questo gioco come content creator o content creator in generale del mondo? Allora, Alfonso, chiave in mano, ti spiego come si fa. Devi prima andare su Prime Gaming, ora vi linko il sito. Allora... dovete prima andare qui. Eccolo, Harry Croce, ce l'hai fatta, grazie mille. Benvenuto nel gruppone. Comunque dovete andare qui su Prime Gaming, associare il vostro account Amazon al vostro account Twitch, quindi loggarvi in Prime Gaming con le vostre credenziali Amazon. Una volta fatto quello andate qui e fate abbonati con Amazon Prime. Finito, basta. Grazie a Harry Croce. Mi raccomando, stai sintonizzato per il sub day dove ci guarderemo un film o una serie insieme. Lo programmerò, credo, per la prossima settimana. Grazie. Allora, DMCOC, secondo me bisogna fare una distinzione. Ovvero, il miglior content creator a livello informativo, puramente informativo, forse è KT1, cioè uno che si sbatte un sacco, fa migliaia di video in cui spiega tutte le cose, anche se non amo molto la sua forma e secondo me è un pessimo intrattenitore, cioè senza volergli male, ma cioè non mi diverte per niente. Se parliamo di intrattenimento, business, comunque idea, Sitin è sicuramente quello che ha fatto di più. Bisogna riconoscerglielo. Per quanto riguarda invece i contenuti un po' più ricercati, il modo di approcciarsi al gioco e un certo tipo di filosofia, devo dire che Brian Grant è un grande. Quindi comunque secondo me i più rilevanti sono loro. Poi ce ne sono tanti. Jason Urres è molto bravo con le guide PG. Yes. Eccolo Anto, ce l'hai fatta. Grazie mille, benvenuto nel club. Benvenuto nel club degli abbonati. Il negoziatore. Sai che non lo conosco, Marcello? Mi cogli in preparé. Dai raga, l'hype train si avvicina. Un'altra persona se si abbona parte l'hype train. Dai. Come si chiude la finestra della chat?
cosa vuol dire? Eccolo, Golconda, partito l'hype train, raga. Teniamolo in vita. Se abbiamo un tempo limitato, se fate cose, se fate cose, abbiamo emoticon aggiuntive speciali. Allora, io sono andato con Warlock a cazzo duro quando in realtà... Eccolo, Alfonso Chiavi in mano. Arriva, si unisce al gruppone e alimenta l'hype train. Forza, forza. Hype. Ah, ricordatevi raga, ve lo dico perché magari, visto che io sono anche nuovo su Twitch, non è detto che voi siate super esperti, sicuramente magari lo siete più di me, ma ogni mese l'abbonamento Prime vi scade in automatico perché vi dà la possibilità di scegliere se darlo ad un altro canale oppure potete fare il resub e quindi stare con me. Quindi se volete stare con me ancora, ricordatevi di rinnovarlo. Ovviamente io vi ringrazio sempre di cuore se lo fate. Altrimenti, liberissimi di dare il vostro Prime a un altro canale senza nessun vincolo. Però era giusto informarvi. Forza raga, forza raga, forza con l'hype train. Mi sono pure fatto piglia. L'hype train praticamente quando ci sono un po' di eventi che si susseguono nel canale, tipo un po' di abbonamenti, un po' di donazioni, parte questo treno che va mantenuto continuando a fare abbonamenti, cose, a sostenere lo streaming. E se si raggiunge l'obiettivo del treno si sbloccano delle emoticon per tutti, delle cose, insomma. Ci devi pagare se vuoi che ci iscriviamo? Ma anche no. Siete voi che dovete pagare me. Non hai capito? Diabolico, diabolico. Carichi questa live questa sera su YouTube. Non, questa sera non credo perché non farò in tempo, ma entro domani sera sarà caricata. Per chi è abbonato, raga, il sub day dove ci guardiamo insieme un film, preferireste farlo tipo una sera in settimana o nel weekend, un pomeriggio nel weekend? Così mi regolo su quando piazzarlo. Quando siete più liberi voi solitamente? Perché voglio che siamo il più possibile tra gli abbonati, mi piacerebbe che ci foste tutti o comunque la maggior parte. Fatemi sapere. Domenica tutto. Domenica ci sta. Ci sta. Anche perché in sto periodo di lockdown, raga, non è che si fa granché anche nel weekend, quindi della serie non è che perdete chissà cosa a guardarvi un film con me. Anzi, vi divertirete un mondo. Che ne pensi di Goblin Rosso? È un bel PG, ha un ottimo prestigio. Carino, diciamo un PG nella media. Purtroppo non è sto top, però c'è molto molto di peggio. Allora, abbiamo fatto l'eventino, che direi è molto simpatico, perché si fanno un sacco di obiettivi, si prendono quel tot di schegge comunque interessanti e ci si mette 10 minuti e fino al giorno dopo si è a posto. Nel frattempo, andando avanti a fare altro, si fanno anche gli altri obiettivi, quindi direi che tutto sommato... Lion Sabato, ce l'hai fatta e alimentiamo l'hype train! Benvenuto! Hai portato Gulk 6 stelle. Hai trovato Gulk 6 stelle, cosa ne dici? Gulk è un ottimo PG, soprattutto per uno specifico motivo, ovvero quello di avere quell'abilità chiave, quell'abilità di affrontami, che è un'abilità unica.
Quindi è comunque una bella pescata. Un PG che averlo non fa mai male. Grande Lion, potresti dirmi velocemente i buff dei PG di questo mese? Adesso ne parliamo un attimo. Fatemi solo vedere. Cosmico. Allora, premetto ovviamente che non li ho testati in maniera approfondita. Però Crossbones è molto figo, migliorato tanto, ottimo potenziale di danno, mantiene l'abilità di togliersi i debuff e la migliora. Non è il PG che fa svoltare. Nella classe talento, come paragone di PG buffato, credo che Falcon sia ancora più forte. Però ottimo. L'hype train è stato un successo, grazie ragazzi. Abbiamo un emoticon hype train. Eccola qua, ciuf ciuf. Comunque dicevo, secondo me Falcon rimane un PG migliore. Per quanto riguarda Papero, sinceramente mi sembra più fumo che altro. Nel senso, un buff che, da essere un PG che non userà veramente mai nessuno, fa dei danni, è simpatico, è divertente, ma non ti svolta niente. E Nova, semplicemente gli hanno un pochino aumentato il danno, ma secondo me lungi dal diventare un PG che la gente vorrà usare. Quindi, in generale, devo dire che sta campagna di buff la definirei abbastanza fallimentare, purtroppo. Però, insomma, raga, non è sempre domenica, quindi va bene. Crossbone, secondo me, è una buona aggiunta. Allora, amo Immortal Hulk, ma ho visto molto criticarlo. Non mi piace. Guarda, ce l'ho anch'io 6 stelle. Ed è un PG che per splendere devono tipo allinearsi i pianeti. Quindi lo trovo veramente mal progettato. Non fa schifo, ma non mi piace. Solo ora ho scoperto la potenza di Hyperion. Sei abbastanza in ritardo per scoprire la potenza di Hyperion, te lo devo dire. La scelta delle classi solo su cavaliere. Solo su cavaliere, raga. Solo su cavaliere. E comunque, raga, basta guardare, Se voi leggete i nodi, cosa che vi dico sempre da quando ho aperto il mio maledetto canale, se voi leggeste i nodi, c'è scritto quello che dovete fare. Tutto quello che dovete fare. In cavaliere, se leggi i nodi, c'è scritto: gli attaccanti di questa classe succede questo, questo, quest'altro. Se non lo leggete nella vostra missione, vuol dire che una classe vale l'altra. Allora, i migliori PG talento buffati sono stati Falcon e Uomo Talpa. Sono super d'accordo. Uomo Talpa è un mostro e anche Falcon è veramente tanto forte. Che tu sappia, hanno cambiato qualcosa ad Ultron o Corvo? Da ieri in AQ Ultron rigenera su alcuni colpi di Corvo. Forse mi sono perso qualcosa io. Non mi pare, anche perché i colpi di Corvo dovrebbero essere tutti fisici e Ultron dovrebbe rigenerare solo sui colpi energetici, quindi o è un bug, cosa che non mi stupirebbe. Quindi arrivate sul podio oppure no? Chi lo sa? Chi lo sa, stregone? Dipende da queste ultime tre war come vanno. Ci proviamo. Ah, forse con le special? Può darsi, non ci ho mai fatto caso. Ci ho veramente mai fatto caso. Beh, 8 furie mi sembra un buon numero. Speriamo sì. Sarebbe molto figo. Bellino sto riff. Allora, qua ci vogliono i baffi e noi ci metteremo i baffi.
Oh, ma stordiscilo una volta, però. Mamma mia, oh. Com'è sto evento? Carino, carino. L'abbiamo fatto prima e ti fai la tua strada. Vi consiglio ovviamente di fare quella scegliendo tutti i PG da affrontare, così vi prendete tutte le ricompense e buona. Ok. Ah, ma si è bloccato il player di Spotify. Questi sono i Fight Like Sin. Vediamo se riusciamo a sbloccarlo. Ciao Kurtnken, grazie mille. Eccoci qua, sbloccato. Mamma, sto widget di Spotify mi fa ingazzo. Ciuf ciuf, perché? Perché è partito l'hype train prima e lo abbiamo cavalcato. Grandi raga, mi riempite d'orgoglio. Qua ce l'abbiamo, la community più bella di Twitch. Ah, l'ho detto. Ah, se l'ho detto. Teo uomo talpa, l'ho svegliato dato che avevo troppe gemme e talento. Ma potevi anche non svegliarlo, l'abilità chiave. Però, vabbè, comunque migliora. L'abilità chiave, a quanto deve arrivare? Non ti so dire come scala, non ci ho mai guardato. Però penso che non serva per forza altissima. Ovviamente più alta è, più fa quello che deve fare. Però secondo me potevi anche risparmiare la gemma, ti dico la verità. Allora, dai, però tu ci metti a morire. Oh, questa l'hai sentita, eh? Ok, allora, che ne pensi delle ricompense all'evento secondario? No, mi sembrano buone. Per fare una strada ti becchi, cosa sono, 1000 schegge 5 stelle, 600, forse 6 stelle, 400, non mi ricordo. Non mi sono sembrate male, un bel po' di oro per 2 minuti di strada mi sembra onesto. Ciao Astiano Mbare, benvenuto. Cacciatore Dox come uno dei primissimi 5 stelle o rango? Direi di sì. Dottor Dool secondo te va svegliato principalmente per prestigio, non per utilità. Ne avevo 3 talento, ah vabbù allora. Night Thrasher o The Devil's Kitchen? Forse Night Thrasher, ma deve essere doppio abilità alta, a mio modesto parere. Ciao Zurut, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi che sono arrivati un po' più tardi alla live. Siamo qui, stiamo facendo l'evento cavaliere. Prima abbiamo già fatto l'evento secondario. Per chi ancora non lo sapesse, il PG da sconfiggere per ottenere la chiave oggi è Mordo. Quindi vi basta andare nei duelli e cercare Mordo e avete già la vostra bella chiave. Easy peasy. Dai. È stato bello conoscerti, Silver Surfer. Usa un po' Venom, va bene. Ma per caso quel Deadpool dell'evento mensile ha qualche cosa di strano? Boh. Non ne ho la più pallida idea. Miglior Thor se c'è e miglior Spidey. Miglior Thor è ancora il classico. 5 stelle doppio, abilità 200. E miglior Spider-Man credo sia Spider-Man Stealth. Pam, pam. Penso abbia tenacia. No, in realtà non ho veramente guardato i nodi di quello, scusatemi.
Ecco, ma stealth doppio serve, ma migliora parecchio sul danno, perché aumentando l'efficacia delle furie picchia di più, però tutto quello che deve fare lo fa anche da singolo, quindi beh, non vi consiglio di buttare gemme su stealth. 16, 17, 18, 19, 20. Mamma, che musica di qualità che vi faccio ascoltare, raga. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, pazzesco. Mi vengono i brividi da solo. Da soli. No, sono lontano. Cosa stai facendo, Venom? Bravo. Ho il R5 e il 6 stelle singolo. Il rango 5 doppio. Beh, se ce l'hai già a rango 5, aspetta magari di poterlo fare R3. Altrimenti non ti cambia granché. Ah beh, quella del gioco non ci vuole niente superarla. Non è un complimento. Ok. Ti ricordi per caso con chi hai fatto Daredevil di V6? Omega Red? V6 si può usare Omega Red? Non mi ricordo qual è V6. Quella dei mistici e dei ragni? Ricordatemelo, che non mi ricordo più. Fatemi solo capire se sono ancora all'interno della mia playlist, perché sennò è un casino. Devo capire questa cosa, raga, scusatemi. Ma sì, sono ancora nella playlist, eccolo qua. Tanta roba, tanta roba. Allora, quella dei cattivi. Sì, allora Omega Red. Omega Red è perfetto. Rischio biologico, Omega Red lo smonti. Ho appena fatto la missione ad Epico, ma alla fine diceva 0% completato. Non ho guardato il se ti dà il completamento. Adesso controlliamo insieme. Allora, aspettate un attimo che sto microfono qua mi sta rompendo le balle. Funzica, funzica, yeah. 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 Sì, funzica. Ba 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 ba. Turu tu tu tu. Para. Ta na na na. Na 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 na. Dai. Ti sei deciso a scaricare. Bravo, grazie Avvoltoio. Te ne sono molto grato. Allora, ma secondo te Avvoltoio lo merita rango 2? Ma assolutamente no. Ma manco per sogno. Manco per scherzo. Thank you. Eccolo, Asia Worlds 2203, benvenuto, grazie mille per il follow. Un abbraccio. Eccolo, è arrivato Fra con i suoi beat. Grazie mille per i 18. Bello de casa. Che è più forte, Hyperion o Capitan Marvel? Se dovessi risponderti con la pistola puntata alla testa, direi Hyperion. Soprattutto perché non è una lotta alla pari, visto che Cap Marvel c'è 6 stelle. Hyperion no. Se Hyperion ci fosse 6 stelle non ci sarebbe partita, per quanto mi riguarda. Se lo buffano un giorno speriamo in bene, dato che ce l'ho 6 stelle. Penso di avercelo anch'io, sai. Speriamo. Speriamo sì.
Ah, boh. Evadiamo questa. Ok. Ok. No, non morire, Venom. Non morire. Grande. Grande mago. Allora, ma sei sui 32 anni. Sono precisamente a 32 anni. Bravo, ci hai preso. Hai vinto un cincillà. Fammi capire. Faccio duello mordo, poi faccio epico una sola volta. Fai duello mordo e poi fai la difficoltà che vuoi, la più alta che riesci, una sola volta. The end, fino a domani. Bello andare contro PG senza leggere il nodo e poi ti arrabbi con noi. Ma non mi sono arrabbiato. Non sono neanche morto male, quindi va bene così, direi. Quando mi raggiungi a 33, a luglio, raga, il 30 luglio è il mio compleanno, il mio genetliaco. PG bestiale Venom, sono d'accordo. Ciao Teo, ho fatto Spider-Ham R5. Eccolo, altri 10, grazie mille per i 10 fra... ho fatto Spider-Ham R5 ed è molto divertente e devastante. Fantastiche le punture, vero, vero, vero. In incursione col discorso delle punture è una figata. Moltiplichiamo pane e pesci. Venom è un carro armato. Lo è. 33, raga, roba seria, eh. Raga, mi dovete aiutare. Io ho detto che mi sono prefissato l'obiettivo che a 35 anni devo vivere di content creation e videomaking. Quindi vi dovete aiutare. Abbiamo ancora 2 anni e qualche mese. Ce la possiamo fare. Ciao Impero Nolano, benvenuto, non preoccuparti. Dai, 2 annetti a spigne. Ci si prova. Allora, vediamo subito cosa dice. No, non capisco cosa intendi, Domnus. Cioè, una volta che lo fai non puoi più entrare. Di cosa stai parlando per quanto riguarda l'esplorazione? Quanto stai ancora? Ma penso fino alle 9, tranquillo. Fino alle 21 mi trovi. Andiamo avanti con l'eventino. Cavaliere. Allora, scientifici... cosmici, se non erro, questi sono i tecnici. O forse i mutanti. Beh, facciamo la prova, che non c'ho voglia di poi dover cambiare tutto. Tecnico, ci avevo preso. Devi fidarti di te stesso, Matteo. Ma grazie a te, Fra, grazie a te dei bits. Che alla fine mi diceva 0%. Ma quando esci... Ah, quando viene fuori il messaggio finale, boh, non ci ho fatto caso. Ma sì, fregatene, tanto va fatto così. Non puoi sbagliare, è difficile, è impossibile sbagliare. Allora, tecnico del potere, no, comunque Wasp me la porto perché non si sa mai... Mi porto il Guardianello, mi porto a Ghigliottina e via. Non so perché sto parlando in romano, raga, non sono neanche capace. È un'offesa ai romani veri. Strega, Ghost, Cosmico e Magneto vanno bene. A voglia. Una guida su Guardian. Ci sta, ci può stare, ci può stare. La valuto. Mi piace il romano, sì. Mi piace, Matte, di brutto anche. Infatti a volte lo faccio così per scherzo perché mi piace.
Qualcuno sa quando esce Variante 7? Dovrebbe uscire il 14, mercoledì prossimo. Però niente di ufficiale, eh. Prendetela come una possibilità. Esatto, non c'è esplorazione, per quello che dico fregatevene. Che mi viene addosso male così? Ok. Ciao ciao. Ah, hai resistito, eh. Complimenti. Ah, perché avevo debolezza. Avevo debolezza. Ok. Occhio e croce, quanto hai speso da quanto hai iniziato a giocare a MCOC? Guarda, poco in realtà. Chi mi segue dall'inizio lo sa che non sono per niente uno scioppone. Non te lo saprei quantificare. Qualche centinaio di euro sicuro, perché comunque, soprattutto da quando il canale poi è partito un po', qualcosa l'avevo reinvestito, qualche offerta tipo del 4 luglio, così le ho prese, ma veramente si parla di cifre assolutamente molto molto piccole. Benvenuto nella cricca Filippo Altariva, che è un resub, perché sei già membro, quindi grazie per aver rinnovato l'abbonamento. Sto a 31k ora. Dai. Sto puntando il Kata 5 cosmico per Cap come primo R3. Cap Marvel o Cap America o Cap... quale Cap? Fammi capire. Cap Marvel, assolutamente d'accordo. Io l'avevo fatta singola, poi l'ho doppiata. O forse avendo la 5 stelle l'ho fatta R3 quando l'ho doppiata, ma un PG che avere R3 fa la differenza. Dai, perché non è partita? Ok. Dai, vieni. Ma perché? Hello? Ok. Oh. Non capisco perché non mi prende l'intercept. Oh. Alleluia. Oh, ma non capisco che cazzo c'ha, si impastano i comandi. Vedete? Continua a colpirmi perché io vado avanti per colpirlo, ma... che roba strana. Vabbè, poco male. Teo, che sfortuna, per 5 schegge misere non posso aprire. No, non c'è niente, niente, niente da raschiare. Peccato. Il giorno del tuo compleanno fai spacchettamento di duali. Ma il giorno del mio compleanno mi spacco io. Mordo non è così bello da fare con Ghost. Beh, non lo pari, quindi onesto. Zero. Niente, fa incursione. Ti basta fare un paio di stanze, una stanza, cos'è? Ok,
Che ne pensi del cristallo di evidenza 5 stelle? Allora, se è ancora quello che c'era fino a pochi giorni fa, è ancora ottimo secondo me. A differenza di quello nuovo 6 stelle, che secondo me fa pena. Quello 5 stelle, se cerchi particolarmente uno dei PG che ci sono, è un buon cristallo. Ne ha dentro tanti forti. Io non lo prendo, ma perché i 5 stelle ormai per me non sono più una cosa da cercare. Adesso controllo, qualcuno ha fatto il follow. Federovisi, grazie mille, benvenuto. Benvenuto nel gruppo. Allora, andiamo avanti. Finché ce ne hai, Ghost, sei sempre tu la mia prima scelta. Finché ce ne hai. Rieccomi. Eccoti Matt, tutto bene? Stiamo facendo cavaliere, stiamo andando avanti in cavaliere, capitolo dei tecnici. E tutto bene, tutto regolare. Quindi se ti capita torcia 5 stelle non lo ranghi. Torcia è l'unica eccezione e lo sapete, non mi fate arrabbiare. Ghost Rider Cosmico, tanta roba. Mi consigli un film simile a Shutter, Ombre dal passato? Goksung. Un film horror thriller giapponese bellissimo. Un po' lungo, tanto lungo, ma una meraviglia. È su Amazon Prime, tra l'altro. Oppure c'è, come si chiama, Pulse di Kurosawa, che è un'altra bomba sul generis. Ti ricordi la percentuale del drop del 6 stelle nei cristalli cavalieri da 200 petitos? L'hanno aggiornata, se non erro. Forse 17? Però magari ti sto dicendo una cazzata, dovrei andare a guardare. Teo torce forte, non risponderò a questa domanda. Siete dei troll tendenziosi, come diceva il buon omino a barba scura. Un troll falso e tendenzioso. Adesso sta a 2,60. Forse sì, ma 17 era per il 5 stelle allora. Sto dicendo una cazzata. Comunque le hanno aggiornate, se non ricordo male. Allora. Thank you. Grazie per il follow, Matteo. Grazie di cuore. Se questo Yellow Jacket scaricasse, sarei ancora più felice. Bravo. Ma la chiave non puoi prenderla due volte. No, una volta al giorno, raga. È veramente, raga, è veramente l'evento più scemo dell'universo. Trovate chi sfidare una volta al giorno, fate il duello, prendete la chiave, fate la strada e avete finito per quel giorno. Basta, fine. Non c'è nient'altro. E intanto macinate gli obiettivi, tutti gli obiettivi individuali che ci sono nella sezione degli obiettivi individuali. Don Creek, benvenuto, grazie mille. Per i nuovi iscritti, per i nuovi follower, vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente con Prime per sostenere il mio operato. Allora, sarei tentato, visto che a 6 stelle sto messo a M.
saresti tentato di fare cosa? Tipo a me che quando pescai Dune 5 si chiedi se era forte. La 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 la. Evento leggendario secondario, direi molto tranquillo. Sì, sì, molto molto tranquillo. Toh, te l'ho qua, Torcia, parli del diavolo. E vi ricordo venerdì sera, raga, alle 21, live a tema horror con il grande Frusciante. Se vi piace il cinema, siete appassionati, passate che sarà una live molto figa. Quando c'è Fede bisogna approfittarne. Oh no, I'm dead. Esatto, Lion. Ho trovato Torcia, meglio rangare lui o Joe Fixit. Ma Chris, ti stai divertendo? Avreste domande? No, io chiedo per un amico, eh. Chiedo per un amico se tu ti stai divertendo. Oh, bellezze mie. Ora vi leggo. Anche se fate le domande del carretto. Del carretto, del carretto. Allora, tu che dici, visto che ce l'hai, mi dai consigli? Ah, sei sempre tu, imperterrito. Bravo, mi piace. Proprio un umorismo di quelli da Saturday Night Live. Allora, ho visto tutta la serie Leggende degli Scacchi, molto figa, molto bella. Ma va, io non banno nessuno per ste stronzate. Però mi sa che ti stai divertendo solo tu. E noi siamo un collettivo che a cui piace divertirsi tutti insieme. Onofrio. Ma lo so, Chris, vai sereno. Anch'io scherzo. Tu mi prendi in giro, io ti prendo in giro. That's the deal. Che dici? Ok. Dato che sono nuovo di Prime, che serie consigliate? Allora, Lion, sul mio canale YouTube ho fatto un video un po' di tempo fa in cui parlavo di 10 film. 10 film su ogni piattaforma, tra cui Amazon Prime, da consigliare. E ho anche un video sulle serie. Comunque, di serie c'è assolutamente The Boys su Amazon Prime, che ti devi vedere per forza. E adesso a memoria io guardo molti più film che serie. Però ti scrivo nella cricca. Faccio un check e ti scrivo nella cricca. The Boys, molto bella, raga. Ve la consiglio. Qua faccio zero danno perché... Cosa c'è? Dissing, cosa c'è qua? Faccio danno solo con le speciali? Spero. Sì, faccio danno solo con le speciali. A posto. Apostrofo. Aspettiamo un'altra special 2. Dovrebbe essere sufficiente a farlo secco. Direi di sì. Benissimo. The Serpent su Netflix è una bomba. Sai che non la conosco? Me la segno. Amo sì più i film. Allora guardati quel video che avevo fatto. Mr. Robot, raga, bella la prima stagione.
poi non ce l'ho fatta più. Secondo me diventa veramente troppo confusionario, incasinato, e non sono più riuscito ad andare avanti. La prima bella, però. Più lo vedo, più rosico. E conta che il mio è anche R3 di Warlock, eh? Quindi... Ah, cazzo, questa è la missione di talento. Prendiamoci sti talentini. Allora... Qua di obiettivi ne abbiamo fatti un po'. È l'ultima. Ah, qua c'è Iron Man 240 come boss. Non vedo proprio l'ora di vederlo. Guarda, sono gasato proprio a pallettoni. Che palle, raga, tutti sti Iron cosi insopportabili. No, voglio anche Killmonger. Voglio anche Killmonger. Per atto 6 Domino può essere utile. Ma direi di sì. Sì, sì, se ce l'hai rangata, portala, che i suoi schiaffi li tira. A me le cose incasinate piacciono. No, no, non è quel tipo di incasinato. Anche a me piacciono le cose incasinate. È un incasinato fatto male. Quello è il problema. Tenet. L'ho visto al cinema. Guarda, uno dei pochi film che sono riuscito a vedere al cinema in questo periodo di merda. E non mi è piaciuto tanto, ti dico la verità. È un discorso lungo, però. Magari in una live in cui parleremo di cinema parliamo anche di Tenet. Adesso diventerebbe troppo complicato. Sali di livello, c'è da domani. Boh. C'è appena stato, se non erro. È finito tipo ieri. Come hai fatto ad andare al cinema? Quando è uscito Tenet le sale erano aperte. È stato uno dei pochi ultimi periodi in cui le sale erano aperte. Se ti fai mente locale a quando è uscito Tenet, ti ricorderai che le sale erano aperte. Matt, a me ha dato quell'impressione. A me la seconda stagione ha annoiato da morire e non sono più riuscito ad andare avanti. Oh, sempre soggettiva la storia, eh. Ciao Not Trev. Ok, facciamo un po' di special 1, così rampiamo un po' sta combo. Per gli attori o per come è scritta la storia? Stai parlando di Tenet o di Mr. Robot? Non so di cosa stai parlando, Lion. Non ho capito a cosa ti stai riferendo. Tenet. Ma va, non ci sarà nessun seguito di Tenet. Assolutamente no. Non mi sono piaciute tante scelte, soprattutto di narrazione, soprattutto sui personaggi. È un enorme esercizio di stile che parte dalla solita pippa scientifica che si fa sempre Nolan, ma è un film che secondo me manca di cuore. Manca molto di cuore. Allora, Madonna, sto Redulk non muore mai, oh. Che stronzo. Ci ho intercettato mentre guardavo la chat, non so come ho fatto. Oh, un po' di combo l'abbiamo presa, bene così. Via, via, via. Allora,
Egon, altro che, non vedo l'ora di doppiare 6S. Quello ti facilita la vita in parecchie cose, soprattutto certi eventi. Zio Paolo 13, eccoti. Ciao. Benvenuto. Io penso che avevo il rango 5. Dopo che l'ho cercato per mesi e mesi, è arrivato il 5 e il 6 di fila uno dietro l'altro. Però che devo fa? L'avevo pure doppiato, avevo pure il kata, non lo rango. Teo, tra lo scrivere in chat e l'apparire... Sì, non dovete... Raga. Pensavo che questa cosa fosse banale effettivamente, ma non è detto che lo sia. La chat che vedete all'interno della schermata di gioco è un'aggiunta mia, perché quando il video poi viene caricato su YouTube, quando viene esportato, altrimenti la chat si perderebbe. Ma la chat in tempo reale voi la dovete vedere dalla pagina di Twitch, perché è ovvio che c'è un ritardo tra la chat vera e la chat riportata dentro alla schermata mia. Ok? Quindi se volete essere in tempo reale sulla chat, non guardate all'interno del frame del gioco, ma guardate la chat nella pagina di Twitch. Ok? Ciao Zolfo, com'è questo evento? Allora, adesso stiamo facendo il normale cavaliere, diciamo, solito. Ovviamente ho preso anche una pizza in faccia gigante. L'evento side l'abbiamo fatto, il PG da sfidare è Mordo, si prende la chiave al volo e si fa, ed è ottimo perché si fa una strada dove fai tutti gli scontri. Puoi o tirare dritto senza farli o fare la strada con gli scontri, fai la strada con gli scontri. Prendi delle piccole ricompense ma interessanti, 5 minuti è finito e basta, fino al giorno dopo te sei a post, come si dice qui. Ah ok zio Paolo, intendevi il crosso, eh sì, non cadeva mai sto coso, sto maledetto. Cosa ne pensi dei nuovi PG? Allora, ne ho già parlato prima e credo che comunque siano dei buff abbastanza dimenticabili. Crossbones sicuramente il migliore, ma tutti quanti non diventano di certo PG memorabili. Cioè non sono buff come quello di Magneto, come quello di Talpa o come quello di Falcon. Sono buff che possono portare questi PG dall'essere completamente in panchina a essere magari usati qualche volta. Ma forse Crossbones è l'unico che potrà dire qualcosa in più, ma non ci investirei particolarmente sugli altri, raga. Ah, i nuovi intendi? Non ne ho idea, non ho visto niente. So che Jabari Panther pare essere un ottimo bleeder. C'è chi dice che spodesterà Nick Fury come bleeder del gioco, ma ovviamente bisognerà aspettare il tempo. E l'altro, già che è un ennesimo Iron Man, parte già male per me. Parte già che mi sta sul cazzo, perché non se ne può più. Staremo a vedere, non li ho guardati, non li ho studiati, non ho letto le schede, non ho fatto niente, quindi non lo so. Vai a vedere Snowpiercer, bella, grande, alla prossima. Buona serata e grazie. Perché non hanno fatto Tori V? Boh. Magari più avanti arriverà. O almeno un altro Thor degno. Quando magari uscirà... Però il Thor Love and Thunder sarà Jane Foster, quindi... Boh. Ok, non posso più parare. Molto bene. Ce la faremo. Chi lo sa. Vediamo di usare la Special 2. Magari facciamo un po' di sangue. Ok. Hai rangato Massacre a posto di Arcangelo singolo, non te ne penti? No, beh, Massacre è un buon PG. Diciamo che con Arcangelo non c'entra niente. Fanno cose diverse, sono PG diversi. Però di certo rangare Massacre non è uno sbaglio.
Soprattutto se hai la triade con Domino e compagnia bella. Oh dai, Egon sta cominciando a picchiare. Vediamo di non morire. Ma poi sì, no, sono sempre uguali sti Iron Man, anche a livello di design, sono tutti identici, sparano tutti quanti i raggi. Cioè, veramente, che palle. Ok, ce l'abbiamo fatta, all'1% l'abbiamo portata a casa. Hai mai visto Warrior con Tom Hardy? No, ma lo conosco e in una delle mille liste che ho in giro ce l'avevo. Quindi probabilmente prima o poi lo recupererò. Bam, schiaffo, bam, così diretto. Va bene, mi hai convinto. Mi hai convinto. Hai continuato Attack on Titan? No, raga, sono fermo. Sono fermo perché sto recuperando tantissimi film e purtroppo non riesco, non ho abbastanza tempo per guardare tutto. Sono alla quasi praticamente fine della terza stagione. Devo svegliarmi e finirlo. Cioè, andare avanti. Talpone, bravo Talpone. Il nuovo Iron fa abbastanza schifo. Una copia brutta di Iron Man V, te pareva. Non mi stupisce la cosa. Adesso ci arriviamo e lo guardiamo insieme. Forza, forza. Tra l'altro sbaglio, c'è stato un cinema, un dibattito, gente che si è lamentata perché quei PG pare li abbiano presi da Marvel Realm of Champions o comunque da un altro gioco Kabam. Ciao zio, benvenuto. Eccoci qua. Vai Talpone. Troppo forte Talpone. Kurt Ken, sei tornato. Bene, bentornato. Mi fa piacere. Dai, se siamo... Raga, se arriviamo a 100 spettatori... Vi faccio anche solo un cristallo, ma anche uno solo ve lo apro. Non so cosa. Vediamo, perché la mia idea era di accumulare tutto e fare una mega apertura a fine season. Però se arriviamo a 100 spettatori, magari un cristallino così a buffo a fine live ve lo apro. Allora, not stew, te lo spiego perché non ti esce l'opzione. Grazie Ucci. Allora, devi andare prima qui, che si chiama Prime Gaming, clicchi e ti loghi con il tuo account Amazon, cioè ti iscrivi con il tuo account Amazon. Una volta fatto questo vuol dire che il tuo account Twitch e il tuo account Amazon sono uniti. A questo punto poi vai sul mio canale, a questo altro link, fai abbonati e ti compare l'opzione abbonati con Prime, ma prima devi fare quel passaggio su Prime Gaming, comunque ci metti 2 minuti. Devi solo fare 2 clic e mettere le tue credenziali. R3, yes. Kong vs Godzilla, no, non l'ho visto ancora. Ma è uscito? Non mi pare sia uscito. Eccolo qua. Settimana scorsa, no, non l'ho visto. Io non capisco, alcuni dicono che Guardiano Rosso è forte, alcuni dicono che... ma io voglio il parere del maestro. Guardiano Rosso è forte, soprattutto è molto utile per quanto riguarda su alta definizione, grazie al cazzo raga, la pirateria. Io parlo di uscita ufficiale in Italia. Comunque, dicevo,
Il Guardiano Rosso è forte perché applica lentezza molto facilmente, ha un ottimo blocco e soprattutto ha una caratteristica unica, che è quella di non mettere mai buff, che ti fa evadere un sacco di nodi rognosi. Quindi doppio ad abilità abbastanza alta è un ottimo PG. Che tag ha quell'Iron Man? Vediamo. Sicuramente metallo, eroe, offensivo, taglia M, brutto come pochi, nodi... Scintilla rapida. Se il difensore viene colpito entro 6 secondi, l'attaccante subisce incenerimento. Condizionamento mistico. Senti, va bene, dai, mi hai convinto. Vediamo cosa fai. Vediamo cosa combini. Beh, carini quei due cosi. È immune a sangue? Pare di sì. Pare sia immune a sangue. Dai, vieni. Confermo che è noioso comunque, perché è un Iron Man. Cosa fa? Spara. Ok, spara. Teniamo sulle cariche. È immune a shock, perché non glielo sto applicando. È immune anche a sangue. Comunque le immunità non sembrano mali. La S1 è abbastanza facile da evadere. Vediamo la S2. Spara, mi lancia i robottini, va bene, sono sopravvissuto. Ok, rifacciamo le cariche. Ok, la 1 ho già capita. Non è difficile. Via! Ma la 1 l'ho già capita, DJ Pelle, non mi pare difficile per niente. La 2 devo ancora capirla un attimo. Vediamo, cerchiamo di capire la 2. Spara un raggio. E poi i robottini si possono evadere, ma ho sbagliato, non li ho evasi. Ok, sono morto male, non so per che cosa è successo. Ma vabbè, adesso lo picchiamo forte con Spidey. L1 evadibile? Sì, sì, anche abbastanza easy. Ok. Ok. Mi ha messo shock. Tanto le pizze le sta prendendo. Ok. Facciamo di scaricare la 1. Che bene o male abbiamo capito cosa fare. Dai. Allora. Ok. Dai qua. Ok, perfetto. Ho sbagliato io adesso. Harry Seller, mi piace che tu sia live, ma adesso non posso, grazie. Ok, andato abbastanza malamente. Perfetto. Quindi mancano quella dei mutanti e quella dei mistici. Eh beh, certo, Matte. Bellino anche singolo, senza dubbio. Ma la zia May Eralda pare fosse un pesce d'aprile, se non ho capito male. Molto meglio il mio di pesce d'aprile, però pare fosse un pesce d'aprile. Ce l'ho a rango 3, no, a rango 2. Ok, qua c'è un bel Mephisto boss. Questa mi pare sia la missione dei mutanti. Controlliamo. Yes, però essendoci Mephisto boss, ci portiamo anche un counter per Mephisto, che sarà Void o Quake.
Ma facciamo il nostro timone di mutantoni belli, capeggiato da Von Xavier. Ah no, abbiamo Sunspot per Mephisto. Siamo a posto. Omega in realtà senza suicidi, Magneto. E portiamo Havok, dai. Andrea 3427, grazie per il follow. Allora, andiamo su di qua. Havok 6S. Ce l'ho R1 il 6S. Andiamo con Sunspot. Sereni proprio. Ok. Adesso vi leggo, raga, datemi un attimo. Se no prendo gli schiaffi, infatti. Dai, vieni, non fare il timido. Adesso ti pigli una special 2 in faccia che te la ricordi fino a domani. Ciao, ciao. Thank you. Grazie Matrix27 per il follow, benvenuto allo streaming. Havok doppio ed R5. Io l'ho fatto R5 a suo tempo, tantissimo tempo fa, e c'è stato un periodo in cui lo usavo spesso anche in War e non me ne sono mai pentito. Ottimo PG. Papà. Ok. Un po' sproporzionato Strife, non credete? L'ho sempre trovato un po' sproporzionato sto cazzo di elmo troppo lungo, troppo alto. Bello sto solo. Bah, penso che 3 cariche siano sufficienti a mandarlo al creatore. Vediamo. Lo scopriremo subito. Ciao ciao! Mamma mia, Sunspot, raga. Uno dei PG più sottovalutati del game. Troppo forte. Dai, vieni. Vieni. Chi sono Teo? Chi sono cosa? Soggetto? Anzi, complemento? Sunspot altro che valuto di 5 oltre ad Havok, sì. Sono due PG che molto spesso vengono messi a confronto, ma in realtà fanno cose molto diverse. Cioè, non è che dici rango uno oppure l'altro, sono comunque due PG diversi. Il gruppo musicale lo vedi nel player che c'è a sinistra, in basso. Ciao Ago di Luggo. Benvenuto, buonasera.
Grazie per essere qui con noi. Tu sei semplicemente il nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Perché è sottovalutato? Perché non ne parla mai nessuno di Sunspot, solo io. Ciao Matte, buona cena e grazie mille per essere stato qui con me. Non ho ancora visto il trailer di Loki, magari ci faccio una reaction. Grazie mille Matte. Ciao Daniele 451, benvenuto. Un riassunto veloce, veloce dell'evento. Affronti il PG dell'indizio, che nel caso di oggi è Mordo, in un duello, semplicemente dove ti pare. Prendi la chiave, fai la missione, fai tutta la strada con i PG, non quella senza. Prendi tutto quello che devi prendere, arrivi alla fine e hai finito. Molto 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 semplice. No, di Havok in realtà ne ho parlato anch'io a suo tempo. Ormai è un PG piuttosto vecchiotto. C'è stato anche un periodo dove era molto, molto abusato in difesa. Adesso molto meno. Ciao Birra 94. Benvenuto. O benvenuta. Abominio immortale, molto forte. Molto forte. Anche in difesa, molto, molto interessante come PG. Esatto, il Doc aveva fatto un bel video. Forse il suo primo, uno dei pochi video che ha fatto sul canale YouTube. Dai, ma che antipatica che sei, oh. Toh. Penso di essere l'unico che ha beccato Pantera Jabari come boss nel side. Com'è, com'è? Adesso ci arriviamo. Ricompense di merda? No, non è vero. Per quello che devi fare, secondo me sono oneste. Cioè, consideriamo che lo facciamo tutti i giorni, eh. Quella stradina la fai tutti i giorni. Di cosa ci lamentiamo? Sì, e sto facendo le speciali con 2-3 cariche. Provato a farle anche con 7 cariche, vedi cosa succede. Cosa sta girando in difesa War nelle prime posizioni? Sempre i soliti. Sempre i soliti, dipende molto dal piazzamento. Comunque Dragon Man, Abominio Immortale, Nova, Scimmia, Tigra, Mojo, Killmonger, Hulk immortale perché c'è una marea di vita. Dai, oh, m'hai rotto. Vabbè, beccati questo. Spero tu muoia, non sei morto. Adesso muori. Allora, 306S, 506S, buttale via per una stradina del cavolo da 2 minuti che fai tutti i giorni. Che bello il mio nono PG 5 stelle e Ultron. Ci siamo passati tutti. Anch'io ho preso una scarsa pantera. Teo, dici che è possibile fare LOL con solo G99R5? Sì, puoi farcela. Jabari, attenti al primo debuff che lo purifica, bella. Solo io problemi di video? Credo di sì. Prova a refreshare la pagina. Lo stream mi pare ok. Ok. Ma esistono i 6 stelle rango 4? No, non ancora. Ok, siamo a Mephisto. Aspetto con ansia il tuo nuovo incontro con Frusciante. Domani no, venerdì sera, raga, con Frusciantone. Guarda, Victor, ho provato a mettermi in contatto con lui, ma giustamente ha numeri enormi, quindi non dà retta a tutti i messaggi, giustamente.
e quindi non mi ha ancora notato, diciamola così. Magari prima o poi riuscirò a fare qualcosa anche con lui, chissà, vedremo. Hai una media di quante unità possono servire? Purtroppo no, dipende tantissimo da te. Che palle, c'è consegna speciale. Odio. Odio. Vabbè, poco male. Un parere sulla scimmietta. Forte, rognosa in difesa, tanti critici. Non è un PG che mi fa impazzire, ma non si può dire che è brutto. Grazie mille Francesco Numeri per il follow. Un abbraccione e benvenuto. È un piacere averti qui. Dai, scarica, ti prego, ti prego. Odioso, odioso. Grazie, zio. Alla prossima. Dai, scarica. Sì, ma oh, che palle che non scarichi mai, eh. Cioè, io ti voglio bene, ma... Vabbè, dai, ormai è morto praticamente. Sono morto anch'io, però, dettagli. Boh, andiamo con Avok, che tanto è un incenerimento pure lui. Ti meriti il mio follow, allora. Ti seguo principalmente i contenuti legati al cinema. Grazie mille, Daniele. So che questo canale è molto improntato su questo gioco, ma perché è partito così. Ma la mia idea, soprattutto per il futuro, è quella di espanderlo molto di più. Quindi se mi segui per contenuti sul cinema, ti ringrazio molto, mi fa davvero piacere. E cercherò di farne il più possibile. Intanto venerdì ci spariamo sta live col Frusciantone, che sicuramente sarà una figata, quindi ti aspetto. Grazie Daniele per il follow. Ah, sei sempre tu, scusami, mi è arrivato dopo l'alert. Pensavo fosse un'altra persona. Ok. Ci manca l'ultimo capitolo, che è quello dei Mistichui. Vediamo di portarlo a casa, così poi ci salutiamo. Ok, finalmente siete riusciti a fare sti cavolo di obiettivi. KO proprio, diretto. Andateci con un immune, quindi vabbè, io sicuramente mi porterò la bimba. Questo sarà il mio team. Che mi sono perso, hai già fatto la chiave? Sì, l'ho fatta all'inizio, una cavolata. Facciamo quello senza cosi, qua. Titolo di questa canzone emblematico, devo dire. Allora, Space Jam l'ho visto il trailer e mi sembra una bella cafonata divertente. Tra l'altro mi ha ricordato tantissimo Ready Player One, non so se vi ha dato anche voi quella sensazione. Non sarà di certo un film il film dell'anno, ma me lo guarderò volentieri. Il trailer di Loki non l'ho ancora visto, magari ci faccio una reaction sul canale, vediamo. Ma no, ma infatti sarà sicuramente molto figo Space Jam. Cioè sarà anche sta cosa dei un po' multiversi che hanno messo. Sarà veramente zarro. Ed è quello che deve essere, quindi va benissimo così. Come vedo Howard, divertente ma nulla di più. Secondo me rimarrà in panchina come prima.
Hai visto la nuova immagine del profilo di Arcangelo? È bellissima. No, non l'ho vista. Andiamo a vederla subito. Thank you. Che figata, raga. Veramente tanta roba. Grazie VPRstev per il follow. Grazie davvero. Veramente bella. Veramente bella. Che peccato, ce ne sono state sempre cesse. Poi è uscita quella di Quake che dovevo prendere per forza. Non avessi preso quella di Quake, ci avrei fatto un pensierino. Venerdì, oltre alla puntata di Falcon e Winter Soldier, uscirà il film Black Widow. No, esce a luglio Black Widow. Esce a luglio, raga, su Disney Plus. Ok, ok, tranqui. Le chiavi si resettano ogni giorno alle 19, pare di sì. Cioè, si resettano ogni giorno alle 19, non lo so, ma in linea di massima di solito tengono sempre gli stessi orari, quindi. Povero Hood, ti avevano fatto così bello. Sono ancora triste, sono ancora in lutto per Hood. Ok. Ok. 7 del mattino. Ah, può darsi anche che si resettino la mattina, ma non lo so. Non lo so, raga. Qual è il link? Link per cosa? VPR, di che link stai a parlare? Se ti posso aiutare, ti aiuto. Questi sembrano Disturbed. Tu sei in lutto, io avevo imparato a usarlo in 3 secondi. Era forte forte. Ah, come faccio a connettermi a Prime? Allora, devi andare qui. Dopo che da questo link ti sei loggato con le tue credenziali di Amazon e quindi hai collegato il tuo account Amazon al tuo account Twitch, vai qui e fai abbonati e ti dice abbonati con Prime e clicchi. Ci metti veramente un attimo. Ma secondo voi fare il retrebo minimo immortale per spaccatrone è tanto una cagata? No, c'è molto di peggio. Potrei anche accettarlo. Questo evade, vabbè, pace amen. Potevamo applicare lentezza con strega, ma va bene così. Ecco, stiamo in anatema del sangue. Vediamo se riusciamo a rigenerare un po'. 3 prodezze le abbiamo. Oh, perché non pari? Dai Claire, brava così. Ripigliate. Dai, scarica, scarica. Scarica. Oh, ma che problemi hai? Niente, oh. Ma puoi? Kal-El live. Oh, mamma mia, ma senza senso. Adesso ovviamente vade, no? Beccati questo. Ma beccati questo. Minchia, uguali di Starved questi, ma proprio una copia spudorata. Fatica sto coso. Andiamo in anatema infernale che non ho voglia di starci 2 ore.
Ok, 6-6 Pro Deaths. Ok. Dai. Intelligenza artificiale riavviata. Disattiviamogliela. Però McQuack, tutti live sono adesso. Uè, che è? Ok. Anche tu hai il lato latente. Latente? Altro che latente. Il mio lato nerd non è affatto latente. È sempre stato bello in vista. Secondo me il più forte del gioco è Iron Man superiore. Sono d'accordo con te. Il miglior PG al momento è Quake. Sì, purtroppo Tupac, ecco, è forte solo in certe situazioni molto specifiche. Per quello non mi fa impazzire. Stiamo in anatema del veleno. Pigliamoci le cariche. Sei l'unico player al mondo che darebbe la gemma a Stallo. Credo di sì. Ed è giusto che tu sia fiero delle tue scelte. Ma chi ha gloria davvero? Dai, uccidiamo con una bella special 3 di quelle cattivissime. Sei d'accordo, Claire? Perché non trovo Claire 6 stelle? La voglio di brutto. Venti ce le abbiamo. Oh, 19, 20. Bam. Cuppati questa. Reame le leggende con lui 3S. Easy. Poverino. Povero Hyperion. Il mondo di Marvel è diviso in due. Chi consiglia migliore Quake e chi dice che Ghost vale la regina del game. Ma allora, il punto è che io le metto anche a pari merito. Però... se devo pensare a quanto è stata fondamentale per me Quake rispetto a Ghost, lo è stata di più Quake. Ghost è sicuramente appena appena sotto. Ma perché Quake bara, cioè Quake bara in un modo ancora peggio di quello in cui bara Ghost. Quindi, però, comunque siamo lì, facciamo le pulci, ma non è così ampia la differenza. Io vorrei Scarlett Johansson 6 stelle. Se trovi Vedova Origini Mortali, l'hai trovata. Possiamo stare tranquillamente nella tema del sangue. Tanto sentinellone immune a sangue. E via. Ghost Rider Cosmico è top. Sicuramente top, ma non sta assolutamente sopra Quake a Fantasma per quanto mi riguarda. Già se trovi un PG che è immune a squarcio. Qua 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 qua. No, blocco guarigione, non me lo merito però. Adesso tanto scade. Ok. Magari lo buffano, chissà. Non penso che Star-Lord sarà uno dei PG che bufferanno. È stato talmente tanto forte, ha fatto il suo tempo. Ci sono così tanti PG che non hanno mai avuto neanche la chance. Perché buffare Star-Lord, se ci pensate, non ha molto senso. C'è Groot da buffare, raga. Groot prima di tutti. Non scherziamo. Allora, muore sentinella, dobbiamo far notte. Tra l'altro ormai ci sono dei PG che raggiungono il danno di Star-Lord nella metà dei colpi. Tipo Ghost Rider Cosmico, ad esempio.
Dai, sentinella, madonna quanto sei gnucco. Niente, non vuole morire. Ok, aia. Per fortuna che ero in anatema dell'incenerimento. Voglio un nuovo Thor, che gli deve calare la panza. Strange prima del buffy non l'ho neanche visto, non giocavo ancora, pensate. Dai raga, ci siamo quasi. Siamo alla fine praticamente. Quando spendi al massimo Star-Lord, da nessuna parte e da tutte le parti, è un PG che non fa nient'altro che picchiare, devi solo picchiare. Un PG assolutamente superato per quanto mi riguarda, non ha utilità. Aia! Ok. Chi è LOL? Labirinto delle leggende. Labyrinth of Legend è una modalità del gioco. No, aia. Dai, pensavo di shottarlo con quella speciale. Il programma di Amazon Prime con... Ah, sì, anche. Molto figo, tra l'altro, mi sta facendo molto ridere. Una bella guida su LOL. Boh, non so. Chissà se avrò mai voglia di farla. State sintonizzati e lo scoprirete. Ci siamo raga, ultimo boss Jabari Pantera, via. Chiamate gli amici. Allora, Nodicia. Ogni volta che attaccante lancia attacco speciale, il difensore subisce blocco guarigione. Carica possente, rottura di palle. Il primo buff abbiamo detto che se lo leva, ma io vado con Magic e buona. Ok, primo buff se l'è levato. Carina, mi piace però Jabari Panther come design. Allora, perché non mi viene mai addosso? Ok. Andiamo alle speciali. Ok, lancia la lancia, va bene. Basta evitare quella. Ha questo attacco, ha questa speciale cortissima che ti frega perché, questa pesante scusate, cortissima, ti frega perché non riesci a contrattaccare. Ok. No, ho fatto solo un pat di abisso, Matrix, non ho mai avuto voglia e non ho torcia, quindi... LOL ci sono tanti PG per farlo, non serve obbligatoriamente Egon. C'è Guillotine, c'è Strife, anche con Fantasma si fa, raga. Cioè, io l'ho fatto, raga, io la prima strada di labirinto l'ho fatta con X23 R4 singola. Vi dico solo questo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Vediamo la special 2. Aia. Fa abbastanza male. Non mi viene mai addosso, che rottura di balle. Non è immune a shock, va bene. Non riesco mai a contrattaccarla. Ok. Dopo il pesante.
Ma tu sei il boss finale, vabbè. Ma ero giovane e stupido quando l'ho fatto, ma l'ho fatto lo stesso. Quindi colosso anche il labirinto, una bomba. Perché si è tolta lo stordimento? Schifosa. Comunque mi piace Jabari Panther. Dai, scarica. Vediamo se riesco. Se basta stare lontani. Ok, la 2 basta stare lontani, raga. La 1 dovete vadere la lancia. No! Vabbè, se facciamo così, però. Vediamo cosa più. Niente, oh, anche gli stordimenti passivi non vanno. Si purifica i debuff. È così. Ve lo giuro su te o cosa? Allora, Checco, che te lamenti? Sì, è vero, è molto difensiva, una rogna. Ok, vediamo di evadere sta lancia. Fatto. Adesso si leva, ok. Ok. Aia, ho sbagliato io. Ho sbagliato io. Mi ha attaccato tipo freddo. No, fai bene, Checco, fai bene. Pierce Stew. Scusate, raga, non sto seguendo tanto la chat, ma sto cercando di non farmi ammazzare da questa cosa. Claret Monkey. Ma non è solo il primo debuff che si leva, cioè non riesco a farle tipo niente. Vedi, questo l'ha purificato. Forse per carica possente. Che noia, raga. Longshot è veramente pessimo per questo scontro. Ok. Ma perché l'ho evasa? Non ho capito sta cosa. Vediamo, aspetta. Ah, perché sono entrata. Ah no, vedi che l'ho evasa. Allora di cosa stiamo parlando? Vabbè, non ci ho capito niente. Non posso usare le pesanti, quindi il danno di longshot è molto molto diminuito, anche se qua le abbiamo fatto male. Dai. Dai, fai la tua mossa. La brava. Dai. Bravissima. Grande long shot. Dai, puoi farcela. Io credo in te. Grande long shot. L'avevo sottovalutato. Cioè, nulla destrezza. Bisogna leggerla bene. Ah, immune ai buff, tipo quello di Claire. Ok. Abbiamo finito. Abbiamo finito il nostro eventino. Vediamo che cosa abbiamo come schegge, ma secondo me non apro nulla, raga, perché voglio farvi questa mega apertura dopo la stagione, che penso che sarà molto più interessante. Ok, umani, cose, va bene. Va bene. Sì, sì, dai, dai, va bene. Aprici un cristallo, io avevo detto 100 spettatori, raga, non ci siamo a 100 spettatori. Poi non so neanche il cristallo ad aprire, fatemi vedere, va. Non ci sono i duali giusti. 6 stelle non penso di averlo. Ah, no, ci sono i duali, vi è andata di lusso, ragazzi. Vi è andata di lusso. Va bene, dai, apriamo i duali, su. Solo perché vi voglio bene. I 6 stelle li apriamo a fine stagione. Carichi.
Forza abbonamenti Prime, forza. Ti si vuole bene. Voglio bene anch'io, dai. Thank you. Skank, grazie. Hype, forza col cincilla hype. Forza, forza. A sto punto, raga, sono talmente sconsolato che quasi quasi non lo voglio più trovare 5 stelle, Torcia. Lo voglio trovare 6 stelle, perché sennò mi tocca rangare il 5 stelle e mi ruga quasi. Vai, vai, spammate sti cincillà. Non quelli tristi. Quelli tristi dopo si spammano. Thank you. Grazie, Cabrillo, per il follow. Benvenuto. Siete pronti? Il cincillaipe è partito. Se sta a fermare... No! Pure 5 stelle sto coso. Manco le schegge facciamo. Ma no, ce l'avevo? Ah, meno male, almeno faccio le schegge. No, l'avevi detto davvero? Maledetto, si è scaricato pure il tubo. Siamo piombati nell'oscurità. No. Va bene, vai, via col secondo. Carichi? Ripartiamo col cincillaipe. Chiameremo cincillaipe. Se ti sente cerebro. Ah, va, glielo dico personalmente, non ho nessun problema. Hola Fede, hola hola Chico. Dai, forza. Dammi st'altra stecchettata, così poi me ne vado a mangiare. Ma basta Doom, ce l'ho il 200, raga, non mi serve Doom. Via, via, via. Mancava l'incredibile Mojo. Ad ogni apertura c'è sempre, sempre un Mojo, che è praticamente al 200 ormai. Bravo Mojo. Grande, grande. Come al solito. È incredibile, raga, quante volte ho trovato Mojo. Cioè, veramente una roba imbarazzante. Va bene, raga, chissene, tanto ormai veramente ci spero proprio poco. Punto veramente più al 6 stelle, visto che sto aprendo i basici. Quindi, ok. Avremo il 6 stelle da aprire, ma non lo apriamo, perché in base alla stagione ne apriamo almeno 3, 4, quello che sarà. Quindi facciamo una bella apertura a 6 stelle quando sarà il momento. Mojo l'ho inventato io, esatto. Sono io Mojo. Bene. Grazie mille veramente a tutti quanti. Abbiamo fatto pure partire il primo hype train del canale ed è andato pure bene. Grazie a tutti i nuovi follower, tutti i nuovi abbonati con Prime e a tutti quelli che mi hanno fatto compagnia nello stream. Buona serata a tutti. Mi raccomando, raga, venerdì non mancate per la super live con il frusciantone. E vi lascio in ultimis al solito i social. Grazie Tomma Treb per il follow sul photo finish, grazie di cuore. Ci vediamo presto e a venerdì e poi anche sabato credo che ci sarò, e comunque ci vediamo un po' dappertutto. Buona serata, un abbraccione, ciao 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 ciao.